L'economia aumenta del 4,1% la produzione industriale in agosto. Freddi, gli economisti che dicono non è un mese significativo, mentre il ministro Poletti dice è un cambio di direzione, stiamo crescendo. E oggi a Milano si è tenuta l'assemblea di Assolombarda. Dopo 2 anni e mezzo alla presidenza del Consiglio non sono qui a farvi il consuntivo delle cose fatte, ma a dirvi che sono più convinto che mai delle nostre potenzialità, a condizione che l'Italia smetta di essere patria delle divisioni e diventi patria della visione. Agli imprenditori riuniti a Milano per l'assemblea di Assolombarda, il premier Renzi lancia un appello a credere nel futuro del Paese e annuncia che una parte dei 900 milioni del fondo di garanzia previsto dalla manovra sarà anticipato già quest'anno, una risposta alle richieste del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che afferma la crescita è il nostro progetto per il Paese. Contribuiremo alla crescita del Paese a partire dalle nostre fabbriche con le nostre proposte, per cambiare il Paese, un Paese che vive di confronto e muore di conflitto, un Paese che ha necessità di futuro. Al Premier gli imprenditori chiedono anche interventi sulla politica fiscale, sulla burocrazia e per gli investimenti in innovazione. A noi al Governo chiediamo di aiutare tutto quello che riguarda la semplificazione per la vita delle imprese, questa è una precondizione, tutti noi abbiamo la sensazione di essere imbrigliati in burocrazie confuse e complicate. Direi che questa è la condizione 1, 2, 3 che aiuterebbe moltissimo, liberare le energie. Fabrizio.